2, 3, 4. Can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10. I love you. Bum, 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 bum. Sail the ship. Bum, bum, bum. Chop the tree. Bum, bum, bum. Skip the rope. Bum, bum, bum. Look at me. Crescere è cool. Nuova Fiat 500L. Da 14.900 euro con clima ESC. I finanzieri della compagnia di Gallipoli hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo di beni immobili e disponibilità finanziarie emesso dal GIP del Tribunale di Lecce per un valore complessivo di oltre 500.000 euro nei confronti di un imprenditore di Tuglie operante nel settore della stampa e grafica pubblicitaria. La complessa attività investigativa ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce di 4 soggetti residenti nei comuni di Tuglie e Parabita, responsabili a vario titolo di reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, bancarotta fraudolenta e truffa aggravata ai danni dello Stato per circa 630.000 euro. Un risparmio di cifre notevoli sul costo totale degli affitti che con l'entrata della Spending Review nel 2015 arriverà a toccare una percentuale oltre il 43%. Ad annunciarlo è l'assessore al bilancio e tributi del Comune di Lecce Attilio Monosi durante una conferenza stampa. Le operazioni di riferimento sono quelle relative alla rinegoziazione dei canoni locativi che hanno proceduto ottimizzando il lavoro negli uffici comunali per una spesa di soli 100.000 euro a fronte di circa 3.900.000 euro ricavati dalle alienazioni degli immobili di proprietà, una cifra che servirà inoltre a coprire il disavanzo del 2009. L'opposizione di Palazzo Carafa, nelle vesti politiche di PD, UDC e Lecce Bene Comune, si associa ad adiuvandum al ricorso del Comune di Lecce contro il provvedimento effettuato dall'Agenzia del Territorio inerente all'aumento degli estimi catastali dovuti al riclassamento. Considerato dagli amministratori comunali erroneo il presupposto di comparazione delle zone interessate e di conseguenza ingiusto l'ennesimo aumento tassativo subito dai cittadini, si tenta ora di bloccare l'intero procedimento evitando, quando ci sarà una pronuncia di primo grado del TAR, di incrementare il già consistente numero di ricorsi alle commissioni tributarie per l'Agenzia del Territorio. In vista dell'arrivo di Pierluigi Bersani nel Salento non si arrestano le iniziative del PD sul territorio. Il segretario regionale Sergio Blasi, il segretario provinciale Salvatore Capone e il coordinatore della segreteria provinciale Alfonso Rampino hanno illustrato le nuove tappe e i nuovi temi democratici per domenica prossima. Da Trepuzzi ad Aradeo, da Casarano a Monteroni, da Maglia a Ugento, passando da Muro Leccese, i big del Partito Democratico, tra cui Loredana Capone, Teresa Bellanova e Cosimo Durante, incontreranno i cittadini per affrontare in sede di pubblico comizio tematiche sentite attuali su cui la collettività vuole avere risposte. 3 bandi dedicati all'arte e alla creatività, ma soprattutto ai giovani. La società cooperativa Officine Cantelmo, nell'ambito del progetto Spazio ai Giovani, Spazio alle Idee per una città europea, finanziato dall'assessorato alle politiche giovanili Bollenti Spiriti della Regione Puglia, promuoverà 3 bandi per la selezione di progetti che comprenderanno l'ideazione, l'organizzazione, la realizzazione e la promozione di manifestazioni di mostre fotografiche, eventi e laboratori. È stata una partitella in famiglia quella in cui sono stati impegnati i giallorossi nel corso dell'allenamento di ieri, che porterà alla sfida di domenica pomeriggio contro l'Atrizium. Alla seduta non hanno partecipato, perché assenti, Benassi e Falco, mentre hanno svolto differenziato Foti, Diniz, Zappacosta, Ferrario e Di Maio. Oggi è prevista un'unica seduta a porte chiuse, la partenza per Monza è fissata per la mattinata di domani, quindi la consueta rifinitura prepartita non si svolgerà in Salento. La provincia di Lecce comunica che dal 10 settembre parte la campagna di dichiarazione aperta degli impianti termici. E ora che faccio? Chiamo il mio tecnico. Ha sentito la radio, vero? Non so che fare. Non si preoccupi, penso io a tutto. La dichiarazione della verifica fatta precedentemente la presento io stesso. Il manutentore apporrà un bollino verde, arancione o rosso sulla dichiarazione e la trasmetterà online. O la consegnerà presso gli uffici di Nuova Salento Energia, zona industriale di Lecce, Polizia Provinciale.